Quando si parla di immigrazione, esiste il Trattato di Dublino. Il Trattato di Dublino, che risale a quasi 20 anni fa, dice due cose molto semplici, peraltro richieste dai sovranisti, che all'epoca, 2003, erano al governo. Dice: la difesa dei confini è responsabilità degli stati nazionali. Quindi, se uno non è capace di provvedere alla difesa dei confini, è agli occhi degli altri 26 partner, un cialtrone incapace di fare quello per cui è stato eletto. Numero due, quando arriva qualcheduno sul territorio di un paese, l'Unione Europea, è quel paese di primo approdo, che se ne deve fare carico. Punto. Questo è il trattato. E da 20 anni in Italia si fa finta che quel trattato non esiste, si invoca la solidarietà europea, si dice non ci possono lasciare soli, non ci possono fare questo, bisogna dividersi i compiti, bisogna che questo problema sia un problema europeo. Purtroppo esiste, purtroppo per questi analfabeti del diritto e delle relazioni internazionali e del diritto comunitario, esiste quel trattato. E quindi tutte le volte, fateci caso, tutte le volte che c'è stato un qualche ammorbidimento delle posizioni di Francia, Germania, Svezia, ma pure Slovenia o chi per essi, per accogliere un po' di migranti, per dividersi un po' il peso dell'accoglienza, è stato fatto su base volontaria, c'è scritto a caratteri cubitali su questi accordi. E quindi quando un governo, quale che esso sia, pretende di imporre agli altri governi europei farneticanti obblighi di solidarietà, non sa di cosa sta parlando, o lo sa e mente sapendo di mentire. Ma ci stanno tanti altri paesi nella stessa situazione dell'Italia: Spagna, Portogallo, Cipro, Malta, Grecia, per non parlare della rotta balcanica, che è quella da dove arrivano più migranti. Non è il Mediterraneo quello che vogliono farci credere, cioè la rotta principale. Ne esistono altre, e su quelle altre ognuno. Tra l'altro in questo periodo hanno subito tutti i migranti provenienti Esatto. dall'Ucraina. Ma in pochi giorni, ve le ricordate le immagini alle stazioni polacche, che arrivavano treni che riversavano decine di migliaia di profughi alla volta, no? Quindi lì hanno organizzato una struttura per accogliere milioni di persone in poche settimane, ma ci vuole una sostanziale identità di vedute, e poi bisogna che il trattato, la riforma del trattato, venga approvata da 27 parlamenti. Cioè non è un processo che si decide dalla mattina alla sera. Cioè, chiunque entra nell'ordine di idee che adesso noi andiamo a battere i pugni sul tavolo, come al solito, o esercitiamo pressioni a Bruxelles perché siamo i più furbi di tutti, non ha capito in che mondo vive. Se l'Italia si aspetta che l'Europa, intesa come comunità europea, gli cavi le castagne dal fuoco, beh, è meglio che cominci a indossare i guanti, perché quelle castagne continueranno a scottare e scotteranno nelle mani degli italiani. Così come scottano nelle mani dei maltesi, dei ciprioti, degli spagnoli e di tanti altri, che le castagne se sanno gestire da soli, ottimamente, efficientemente e senza fare i soliti casini da sceneggiata napoletana. Cioè, Ma quella anche se non sempre. ci fosse stata la guerra, il discorso è: c'è un trattato. Noi agiamo a norma di trattato. Punto. Ma quanti ucraini ci siamo presi noi in Italia, dei milioni che sono arrivati in Polonia? 44.000, 45.000, 50.000, 100.000, voglio dire. Il grosso non è stato ridistribuito, che ne so, in Portogallo, in Finlandia, in Italia o in Croazia, in Grecia. È stato un dramma che si sono gestiti in Polonia, in Slovacchia, pure un po' in Ungheria addirittura, e quindi in Romania. Nessuno è venuto a forzare l'Italia perché, o a dire, a pretendere che l'Italia che non si riesca da decenni. Cioè, si parla sempre di emergenza profughi. L'emergenza è quando c'è un terremoto, ma se sono 20 anni che arrivano i profughi, non è un'emergenza, è un problema strutturale. E quindi bisogna dare una risposta strutturale. C'è l'altra questione dei flussi migratori. E noi abbiamo un decreto flussi, no? Che è un sistema di flussi che risale alla Bossi-Fini, perché tra l'altro in Italia l'immigrazione è ancora regolata alla Bossi-Fini. Ma se uno vuole venire legalmente a lavorare in Italia, no? E non è un cittadino dell'Unione Europea, non ci può venire. Se io voglio assumere un elettricista pakistano, non posso farlo di fatto. Quindi c'è una via legale che è completamente bloccata, una via illegale che è completamente mal gestita, e il combinato disposto di tutto questo è che non abbiamo né lavoratori stranieri che ci servirebbero,
né facciamo bene la parte umanitaria, e quindi poi si alimenta il sovranismo, le farneticazioni, le rivendicazioni, le urla nei talk show tutte le sere, eccetera, eccetera. È un problema che alla fine della giornata non è così grave. Lo gestisce l'Oman, lo gestisce il Qatar, ma non è difficile gestire queste cose. E l'Oman, ripeto, che non è un paese ricco, ha il 40% della popolazione straniera, e non stiamo parlando di paesi di eccezionali capacità amministrative o di antica tradizione asburgica.